Il notiziario di Senigallia Notizie, benvenuti. Oggi martedì 19 di aprile. Senigallia, 4 giovani segnalati come assuntori di stupefacente. I carabinieri li segnalano alla prefettura nel giorno di Pasquetta. Erano intenti a consumare hashish in un parco e avevano altre piccole dosi di stupefacente tra i vestiti. L'Unione Civici Marche su progetto Conad presso lo stadio, sfumata l'occasione irripetibile per Senigallia. Era già in campo il progetto che salvaguardava l'ingresso e le statue, il muro di gomma eretto dall'amministrazione. A Senigallia seminari formativi sul sistema e sulle fonti di diritto nelle autonomie locali. Secondo appuntamento in aula consigliare con Stefano Villamena, che parlerà del diritto di accesso agli atti pubblici venerdì 22 dalle 10 alle 13. Il nostro direttore editoriale Massimo Mariselli ha intervistato Massimo Olivetti, il sindaco di Senigallia. L'intera intervista andrà online domani, ma noi ve ne diamo subito un piccolo assaggio. E poi le notizie della Regione Marche. Ma sul progetto Conad se ne sono state dette tante, ma in realtà la questione è molto banale, molto semplice, cioè che il progetto che era stato approvato dal Consiglio Comunale nel gennaio del 2020 in realtà mancava di alcuni pareri. Uno tra questi era quello della sovrintendenza, la quale ad aprile del 2020 che cosa ha fatto? Ha stabilito che ci fosse bisogno di una VIC. La VIC che cos'è? Una verifica relativa a quello che è l'importanza culturale che ha un monumento. In generale tutte le strutture pubbliche che hanno più di 70 anni devono essere sottoposte a questa valutazione. Approvate all'unanimità le proposte di atto amministrativo concernenti i programmi FSE Plus e FESR Marche per le annualità 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 1 miliardo di euro per l'intero periodo di programmazione, diviso in 586 milioni per il PR FESR, ai quali si aggiungono 104 milioni per il PO complementare e 296 milioni per il PRFS Plus, con 50 milioni per l'altro PO complementare. Il gruppo del Partito Democratico ha votato a favore per una serie di motivazioni. La prima sicuramente per un senso di responsabilità. Avremo, grazie all'Europa, quindi grazie anche a gruppi come il Partito Democratico che si sono sempre battuti affinché l'Europa fosse veramente vicina ai territori, abbiamo bisogno di queste risorse e quindi il nostro senso di responsabilità ci dice di votare a favore. Così come prendiamo atto favorevolmente che dopo anni di critiche in realtà questo settennio è un settennio in assoluta continuità con quello fatto in precedenza e quindi anche un bel riconoscimento del lavoro svolto. Diciamo che 1 miliardo di euro per le Marche è pure grande soddisfazione. Abbiamo diversi obiettivi, tra quelli dell'occupazione del lavoro, tra quello di rilanciare i nostri borghi, tra quello di difendere magari anche le nostre coste, il nostro territorio, per la digitalizzazione anche che è importante per le imprese, per la pubblica amministrazione. Quello che dico sempre è che è importante oggi avere questo risultato, perché tutta la politica regionale non può che essere soddisfatta di aver visto più di 1 miliardo di euro per la programmazione europea in generale tra FESR e FSE, e oggi per noi è un motivo di grande orgoglio. Mia Estetica presenta Estate 2022. Porte aperte al Mia. Vi faremo provare i nuovi trattamenti corpo abbinati alle ultime tecnologie come Eye Shape e Eye Tonic. Check-up gratuito e prova di mezz'ora. Tutto gratuitamente. Chiama e prenota subito. Mia Estetica, via Piave 27, Senigallia. Telefono 071 631 54. info@miaestetica.it. Tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Sai, quando c'è il sole è fantastico.
ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Lo sport Senigallia, Simone Saltarelli sfiora il podio alla 24 ore di Le Mans su Kawasaki con Gamarino ed è già quarto posto nella Superstock e settimo assoluto. Il calcio, la Vigor Senigallia non gioca e attende mercoledì 20 aprile l'infrasettimanale. La Vigor non gioca, ma per i colori rossoblu quello di domani in eccellenza è un turno comunque importante. Una foto al giorno, lo scatto di oggi di Claudio Cremonesi dal titolo Vite passate. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook e le foto con più like riceveranno un premio. 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. Le previsioni del tempo di mercoledì 20 aprile sulle Marche, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 17 gradi, la minima di 12. I venti saranno tesi e il mare mosso. Vi segnalo anche la farmacia di turno nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 e la farmacia Paolucci di Via Cavour a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.